può tirare la porta e venire dentro. Guarda che lavoro che abbiamo. Guarda che lavoro. Qui non si può neanche venire dentro. Anche lì, tutto un lavoro. Che non... Infatti, diciamo, guarda, là hanno chiuso il coso. Non si può neanche mettere la stufa per in linea. Adesso non mi piace che... Facciamo che parlare della nostra storia. Dobbiamo parlare... No, 54, perché siamo sposati del... Va per il 55, del 64. Gente molto cattiva qua. A Pavullo, Appennino Modenese. Eravamo nel bosco, un paradiso. Purtroppo vendono e abbiamo dovuto venire fuori, ma la casa è ancora vuota. E ci troviamo in questo pasticcio. Ora, ho dovuto smontare la stufa. Mia figlia qua aveva, si era messo con un signore. Sì. E, avevo preso una casa. No, siamo venuti qua perché abbiamo, conosciamo un po' il porto, perché 20 anni fa, quando abitava mia figlia con questo signore... Che... E mia socia, sua mamma, dato i soldi... Sì, sì. Dato per la casa, abbiamo perso la casa perché lei ha detto che noi dobbiamo, mica io ho detto quando prendo la pensione, ho detto il resto che da pagare lo pago. Desideriamo tornare in montagna, però nessuno ci chiama, però il nostro posto è là perché c'è l'acqua buona, l'aria buona, qui c'è l'umidità che fa paura, c'è tutta roba bagnata. Tutta umida. Roba da bagnare, l'acqua sì, abbiamo buona. Fatto. Ma... Al fine dell'altro... Sì, lo stiamo già cercando e giovedì c'ho un invito dalla sindaca con una signora che andiamo a parlare, sempre che abbiano trovato una soluzione. Siamo al freddo, discorso, perché abbiamo un reddito abbastanza basso. Fatica. Io 350. E io 515, 500, non è un gran reddito. Ma non ci piace neanche, io non la prenderei neanche gratis questa casa. Ha visto che quanto deve sistemare qui dentro? Per voi? Ci vorrebbero i maledetti soldi, allora sì, fa presto a risolvere.